Buonasera, benvenuti a 3 minuti con Rete. Durante la seduta del Consiglio di ieri si è svolto il comma comunicazioni, in cui ogni consigliere è libero di portare interventi su tematiche e considerazioni che desidera portare all'attenzione dell'Aula consiliare e della cittadinanza. I consiglieri della nostra coalizione, Democrazia e Movimento, si sono soffermati sulle dichiarazioni del direttore della direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale, che in una recente intervista ha sottolineato che il pericolo maggiore per i paesi come San Marino è il riciclaggio di denaro sporco. Non solo, Governale ha sottolineato che la popolazione deve stare molto attenta e saper riconoscere quali pericoli possono esserci dall'essere avvicinati da imprenditori con tanti soldi, soprattutto da imprenditori che non si conoscono e che magari vengono in soccorso di altri imprenditori in difficoltà. Mi ricorda qualcuno? Ecco, sì, anche a me. Che a me. Governale quindi dimostra di conoscere molto bene il nostro paese, che ad ogni legislatura si trova in balia di imprenditori sponsorizzati dal governo di turno, pronti ad investire milioni in hotel di lusso, aeroporti, centri commerciali e altro ancora. La dichiarazione di Governale ci ha molto colpiti perché è da anni che sentiamo ripetere dai governi di quanto la nostra Repubblica sia virtuosa grazie al percorso verso la trasparenza intrapreso a partire dal 2008. Abbiamo fatto leggi per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio, sottoscritto intese bilaterali, ci siamo adeguati agli standard internazionali e poi, ancora oggi, dopo quasi 10 anni, il direttore della DIA afferma che il riciclaggio rimane il pericolo maggiore. Questa dichiarazione purtroppo conferma tutti i timori che abbiamo espresso negli ultimi anni, anche in consiglio, ossia che il percorso verso la trasparenza sia solo di facciata. Mentre da un lato ci si affanna per dimostrare all'esterno dei nostri confini che il paese vuole cambiare, in realtà all'interno si trovano nuovi metodi ed escamotage per aggirare controlli e creare nuovi canali di opacità dei flussi di denaro. Per questo motivo abbiamo criticato aspramente il provvedimento sulle residenze elettive, che dà la possibilità agli stranieri di ottenere la residenza in due modi: acquistando un immobile per un minimo di 500.000 euro oppure versando 600.000 euro su un conto infruttifero in un fondo dell'eccellentissima Camera. Ecco, quest'ultima modalità ha sempre destato grandissimi dubbi, dubbi che si sono rafforzati quando abbiamo chiesto informazioni a Banca Centrale e all'AIFA, Agenzia Informazione Finanziaria, che è l'agenzia deputata ad analizzare operazioni sospette di riciclaggio. 3 o 4 mesi dopo l'approvazione in consiglio delle residenze elettive, sia Banca Centrale sia Agenzia di Informazione Finanziaria ci hanno confermato di non essere state coinvolte in questo provvedimento. E quando in commissione esteri abbiamo chiesto appunto al segretario agli esteri Nicola Renzi chi si occupasse dei controlli sui flussi di denaro, ci ha risposto che se ne sarebbe occupato l'ispettore Derrick. Ecco, se poi consideriamo che il controllo per queste residenze non passa neppure per il Consiglio dei 12, che è l'organismo tradizionalmente deputato al rilascio delle residenze, ci sono tutti gli elementi per preoccuparsi. Per questo ci suona paradossale che da un lato si producano normative contro il riciclaggio e dall'altro si producano leggi che in qualche modo bypassano i controlli oppure si caccino dalla vigilanza di Banca Centrale le persone che magari fanno i controlli nelle banche scomode. E soprattutto è paradossale che quando l'opposizione porta al governo segnalazioni su probabili infiltrazioni, queste vengono sbeffeggiate e ridotte a meri tentativi di far cadere il governo. In tutti i paesi democratici l'opposizione svolge soprattutto un ruolo di controllo e ogni tentativo di depotenziare questo ruolo è un attacco sferrato alla democrazia. L'ordinanza del Tribunale sulla questione Conforti ci sta mostrando quando, a dispetto di tutte le normative approvate negli ultimi 10 anni, il nostro paese sia enormemente permeabile alle infiltrazioni, tanto più che la cricca è riuscita ad arrivare indisturbata ai vertici di Banca Centrale, nella vigilanza di Banca Centrale, nel CDA di Cassa di Risparmio, passando ovviamente per le autorizzazioni, le delibere e le nomine della politica. Ecco, alla luce di tutto ciò diventa ancora più importante che le istituzioni, invece di procrastinare come stanno facendo da mesi, garantiscano la tutela legale del consigliere Elena Tonnini, che qualche mese fa è stata denunciata da Conforti presso il Tribunale del Lussemburgo a causa di un suo intervento in Consiglio Grande Generale, un intervento in cui denunciava proprio il disegno criminale nato nel paese. L'attacco al consigliere Tonnini è un attacco alla sovranità
sovranità di San Marino, perché non può passare il principio che per azioni compiute sul nostro territorio si esprime un tribunale estero e soprattutto perché il parlamentare, nell'esercizio delle sue funzioni, gode di immunità. Se aggiungiamo il fatto poi che le dichiarazioni di Elena Tonnini hanno effettivamente trovato riscontro anche nell'ordinanza del tribunale, ci sono tutti gli elementi per affermare che questa denuncia suona come una vera e propria intimidazione e come una dichiarazione di guerra alla sovranità del nostro Stato. Il problema quindi non è di tipo personale, ma ben più esteso. È pericolosissimo che passi il concetto che qualsiasi tribunale di qualsiasi paese possa intervenire sulla libertà di espressione e di azione del Consiglio Grande Generale. Proprio a gennaio 2018 l'intera aula consiliare ha sottoscritto un ordine del giorno in cui si definisce la denuncia un'interferenza rispetto all'esercizio dei diritti politici, in cui si impegna a far valere un principio base del nostro ordinamento che è l'insindacabilità del consigliere. In seguito ci saremmo aspettati una presa di posizione senza se e senza ma, trattandosi non di una puerile disputa tra partiti, ma di una questione di sovranità che tocca a tutti, a prescindere dai partiti. Per questo siamo tornati a chiedere un impegno al di là degli schieramenti, augurando che l'interesse per il paese Ce lo prevalga. auguriamo tutti. Con la rubrica abbiamo finito, ci vediamo Ciao, lunedì. alla Buon weekend, prossima, ciao! ciao.